Lo sviluppo economico e sociale del Vallo di Diano, con la crisi che si sta registrando nel settore terziario, deve passare assolutamente dall'agricoltura e dalla cura dell'ambiente e del territorio. Biodiversità, marchio d'aria Vallo di Diano e tipicità dei prodotti enogastronomici insieme in una nuova prospettiva in cui forte dovrà essere il ruolo dei professionisti. Questo quanto emerso dall'incontro ambiente, territorio, agricoltura di qualità tenutosi all'Istituto Tecnico per Geometri De Petrinis di Sala Consilina tra esperti del settore rappresentativo tanti del mondo del lavoro, delle istituzioni e delle università e di giovani studenti a cui è affidato il futuro del Vallo di Diano. L'importanza dell'incontro ribadita ai nostri microfoni dal dirigente scolastico Maria Antonietta Trotta. Un incontro importante perché mette in risalto due aspetti e due momenti del nostro vissuto. Primo, la necessità di preservare il territorio da contaminazione esterna. Secondo, quello di curare l'assetto del territorio sia dal punto di vista urbanistico, questo riguarda l'Istituto per Geometri, sia per le produzioni di qualità. Allora abbiamo oggi un parterre importantissimo, esperti di settore che prenderanno la parola e faranno capire ai nostri giovani quanto è importante difendere il Vallo di Diano per dare anche a ciascuno di loro l'avvenire giusto, un avvenire sereno.